e meno 4 minuti, così dice il tabellone del palazzetto Formiano. Qui è tutto pronto per un primo assaggio di playoff. Conquistato l'accesso alla post season, il Meta Formia cerca contro la Petriana di inseguire la conquista di altri due punti e soprattutto vendicare la sconfitta patita nella finale di Coppa Lazio in quel di Anagni a dicembre. Un saluto da parte di Luca Masiello con le riprese di Giuseppe Capuano. Staremo ad assistere a questa contesa molto molto importante, con due punti molto importanti in palio per la determinazione di quella che sarà la graduatoria di accesso alla fase numero 2 di questo campionato di C-Gold laziale, girone unico. Petriana che arriva forte del proprio secondo posto, che però deve puntellare, deve difendere dagli assalti soprattutto del San Paolo Ostiense, che nell'anticipo di ieri ha avuto la meglio di 20 punti sulla Nuova Lazio, 8-4-6-4 il finale. Una Nuova Lazio sempre relegata all'ultimo posto della classifica, una classifica che vede Formia alla sesta piazza con la possibilità di staccare la Visnova in caso di colpo, di agganciare momentaneamente Frassati e Civitavecchia in attesa del risultato di queste due avversarie e di portarsi di nuovo a meno 2 sul San Paolo Ostiense in vista di queste ultime tre giornate. Giocata questa ne mancheranno naturalmente due, che veramente offrono un calendario veramente interessante per Formia. Prima Petriana, poi Frassati e poi Grottaferrata, tutte squadre potenziali avversarie nella post season. E allora andiamo immediatamente a vedere quelle che sono le formazioni con il roster ospite, composto dal numero 3 Leonardo Melillo, numero 5 Angelo Tozzi, numero 7 Riccardo Ferrarese, numero 8 Alfredo Forgione, numero 9 Valerio Ficini, numero 13 Giorgio Maria Nero, numero 18 Ferdinando De Franciscis, numero 21 il capitano Nicola Gasperini, numero 33 Stefano Rubinetti, agli ordini di coach Tuccinardi e Pazzi. Dall'altra parte risponde il Meta Formia con il numero 0 Giorgio Di Rocco, numero 3 Nicola Tardivi, numero 6 Francesco Cota, numero 7 Aldo Marziali, numero 10 Pablo Rodriguez, numero 12 Matteo Norbedo, numero 15 Giovanni Lamura, numero 17 Edu Perez, numero 23 Antonio Cardinale, numero 33 Lucio Gattesco, numero 40 Andrea Alessandrelli, numero 45 Marco Polidori. Come sempre in panchina coach Ciro Cardinale. Arbitri della contesa saranno Andrea Zaccarelli di Sermoneta e Leonardo Marcelli di Roma. Queste le designazioni da parte della federazione. Dicevo di due sfide già giocate in stagione tra Petriana e Formia a distanza di 4 giorni. Formia che nell'immediato, dopo Di Rocco, andò a vincere 8-3 e 7-2 sul campo avversario, per poi questo in campionato, per poi perdere 4 giorni dopo la finale di Coppa Lazio ad Anagni 9-2-8-1 in favore degli ospiti di questa sera, che arrivano da 2 vittorie consecutive, 5 nelle ultime 7 gare. Formia che invece ha aperta una striscia iniziata subito dopo il KO contro Sora qui al palazzetto di casa, e 6 vittorie consecutive. Dunque è tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre con i convenevoli di rito da parte delle panchine, con gli arbitri, tra i giocatori stessi, chi beve, chi si concentra, chi cerca di raccogliere le energie, chi invece dal lato del tifo cerca immediatamente di rendere caldo un clima che potrebbe influenzare notevolmente la prestazione delle due squadre in campo. Dunque quasi tutto pronto, l'inquadratura ora si poggia davanti al tavolo degli arbitri con i saluti diretti al rispettivo avversario da parte dei due roster, con Formia che schiera Cota, Rodriguez, Gattesco, Cardinale,
e Norbedo. È tutto pronto dunque per questa palla 2 con il numero 21 Gasperini pronto a contendere a Gattesco il primo pallone. Parte il Petriana con il tentativo da parte di Ferrarese, poi Gasperini, pallone che ruota immediatamente il tiro e i primi 3 punti a pochi secondi dall'inizio della sfida. Prova a rispondere Norbedo, non riesce, Gattesco però coglie il rimbalzo, dentro ancora solo sul ferro il pallone, è ancora Petriana. Prova a gestire il numero 3, ancora una bomba dalla distanza, stavolta il rimbalzo è di Gattesco, era stato Melillo a tentare, poi fuori il pallone. Cardinale immediatamente chiama la difesa per i suoi con la Petriana che riparte. Ancora Melillo. Finta il passaggio, poi lo fa in un secondo tempo. Ficini prova ad andare, c'è il fallo di Gattesco. Primo fallo per lui. 9 minuti 5 secondi sul cronometro per tiri a tempo fermo dei quali si incaricherà Alfredo Forgione. Parte Forgione, mette il primo, la Petriana immediatamente scava un solco tra sé e i padroni di casa. Forgione sbaglia il secondo. Norbedo porta palla, lo aspettano gli avversari, va da solo Norbedo, scarica fuori per Cardinale, Cardinale punta l'avversario, c'è fuori Cota, Cota che però non ha lo spazio di tirare, in qualche modo deve farlo e riesce a mettere un'ottima tripla che porta di nuovo sotto Formia. Ancora Melillo, chiede palla il numero 7, va invece da solo Ficini, ancora la palla per Ferrarese. Grande giocata qui col pallone che arriva a Gasperini. Punti che vediamo dovrebbero essere 2. Sì. Rodriguez. 15 secondi di possesso, Rodriguez va da solo, non riesce a mettere dentro, poi la correzione successiva non ha fortuna e poi il fallo da parte, vediamo, del numero 8, si tratta di Alfredo Forgione, primo fallo per lui. 8 minuti sul cronometro, c'è un ritardatario accolto qui per quanto riguarda gli ospiti e dunque Rodriguez potrà tentare di ripartire quando sono passati 2 minuti di gioco e Formia accorcia 4-6. Freddissimo Pablo Rodriguez, il meta non perdona, riparte l'azione con Melillo. Melillo da solo, Gasperini si butta dentro, Melillo va al tiro, non riesce, poi ottimo il taglio di Norbedo che prende il tempo a tutti, prende il pallone, fa salire i suoi e poi chiama il ragionamento da parte di Formia. Gattesco il cambio di lato, Cardinale trova Rodriguez sotto canestro, 2 punti e poi fallo e forse Gasperini a commettere il suo primo fallo ed è primo vantaggio della gara per Formia con Rodriguez che tenta di mettere il suo 5° punto in fila col gioco da 3 che non si realizza. E allora Ferrarese
Cardinale lo aspetta, si butta dentro Melillo che poi torna sui suoi passi, raccoglie e riesce a guadagnare un po' di metri per ricevere questo pallone, poi ancora dentro Gasperini a segno con il buon taglio da parte di Ficini che ha servito il proprio capitano, ancora Formia però con Norbedo che sbaglia il passaggio, di nuovo Ficini. La difesa di Formia con tre uomini riesce a recuperare il pallone senza fallo, l'avversario a terra, ma Formia riparte, Rodriguez, c'è fuori Norbedo, poi il passaggio di Rodriguez che sbaglia tutto e c'è il primo cambio dentro Edu Perez, fuori Gattesco, pronto a ripartire il roster romano. Ferrarese, il suggerimento per Forgione, Forgione chiama il movimento di Melillo, dentro altri due punti. Rodriguez, Cardinale, Formia deve rispondere, ora Cota un po' chiuso, riesce in indietreggiamento a tirare, un po' fiacco, allora riparte la Petriana, immediatamente il coach ospite butta in avanti i suoi per cercare di sorprendere un Formia che però si rischiera immediatamente. Melillo riceve sulla linea dei tre punti, non tira, lo sferta a Rodriguez, Melillo punta all'avversario, riesce a servire con un ottimo scambio il numero 8, poi Gasperini perde il pallone, c'è la ripartenza ottima chiusa da Antonio Cardinale che riporta immediatamente Formia a meno 1. Coach Cardinale chiama gli occhi aperti da parte dei suoi che però lasciano il tiro da tre qui e rischiano tantissimo sulla tripla di Ferrarese, tripla abbastanza libera che però non entra, allora Cota dall'altra parte mette turbo, Cardinale sorpasso, 4 punti in fila, mini break Formia che rimette la testa avanti quando siamo quasi alla metà del primo quarto, 5 minuti 10 secondi. Ora tenta, ma poi c'è il fallo. Era stato Ficini ad andare. Il numero indicato dovrebbe essere quello di Perez, il 17. Si dovrebbe alzare la paletta numero 1. Così è. Fallo di Perez, fuori Norbedo per la Mura. Primo tiro libero messo dentro da Ficini. Sbaglia il secondo. Riparte Formia alla Mura. Rodriguez. Cardinale. Finta la tripla, poi la mette. Il tabellone, il rimbalzo di Perez che non riesce a metterla dentro. La Mura. E poi il canestro e il fallo da parte, vediamo, numero 1, ad ogni modo convalidato il canestro e mette anche l'altro la Mura. Melillo, vedremo successivamente recuperare il nome dell'autore del fallo, in questo caso è senza dubbio Cardinale. 4 minuti e mezzo alla fine di questo primo quarto già molto intenso, 14 a 11 di un Formia che dopo un inizio da 0-4 è riuscito a risalire la china, a portarsi avanti di 3. Gasperini prova la corrente, Ficini che poi però perde il pallone. Recupera palla Formia.
Cota per Cardinale. Vola Perez, il suggerimento volante per la Mura, che però si fa soffiare il pallone. Dall'altra parte il contropiede col tentativo di Nero, fuori bersaglio, è ancora meta, non si respira da una parte e dall'altra, transizioni molto rapide. Il taglio di Rodriguez intanto però viene pescato alla grande, Edu Perez dentro al canestro, 16-11, e dunque più 5 Formia con Melillo che cerca di andare da solo, scarica fuori per Nero il tentativo, il contrasto che non arriva di Rodriguez, e ci sono altri due punti, 3 minuti e mezzo. Subito Rodriguez subisce fallo proprio da Nero. E dentro il numero 33 Rubinetti, fuori 9 e 3, dentro anche Tozzi, escono Ficini e Melillo che si vanno a riposare. Raggiunge il bonus a Petriana. Rodriguez per Cardinale, potrebbe avere un po' di spazio, viene chiuso. Cota invece ha lo spazio per far partire il tiro da tre, che non va dall'altra parte, ci prova Rubinetti. Immediatamente pronto Tardivi a fare il suo ingresso in campo. Cardinale cerca di giocare tutte le carte a propria disposizione sin da subito. Cardinale dentro per Rodriguez, Rodriguez cambio di lato, Cota, Cota può attaccare, sotto per Perez, chiuso. E c'è infrazione, quindi nulla di fatto. Immediatamente la Petriana che cerca di andare, fraseggia sulla linea della lunga distanza, poi un pallone quasi conteso che però non si blocca mai. C'è la Mura a terra, protesta un po', si riparte con Cota che va da solo, cade, raccoglie però Tardivi sotto canestro. Il 18-13, stoppato tutto, 2 minuti 22 secondi alla fine del primo quarto. Formia 18, Petriana 13. E l'inquadratura che va su Ciro Cardinale, che ha visto una reazione da parte dei suoi, una reazione anche importante. Minuti dove Formia potrà contare sul bonus conquistato, tra virgolette, dagli avversari. E dunque al minimo fallo subito andrà in lunetta per qualche tiro a tempo fermo, che certamente non risulta sgradito a nessuno qualora venga assegnato, per tentare di realizzare punti senza l'assillo del tempo che scorre. E finisce il time out chiamato dal coach ospite, chiamato a risalire questi 5 punti, e si riparte con la palla in mano a Ferrarese. Rubinetti lo aspetta, Cota che poi mi fa prendere l'esterno praticamente, poi il tiro Petriana e l'ultimo tocco nettamente di Gasperini, e c'è il cambio, rientra dentro Norbedo, fuori vediamo forse Cota. Eh sì, cambio, fuori Cota che finora aveva giocato, aveva fatto tutta una tirata come si dice, si schiera in difesa della propria campana e del proprio canestro la Petriana. La Mura per Norbedo, Tardivi non ha lo spazio per tirare, non se la sente, se la sente Rodriguez. Poi la correzione ancora di Tardivi,
20-13, 1 minuto e 45 alla conclusione di questo primo quarto con Tozzi. Lo aspetta la Mura. Il blocco tentato da Nero, proprio il numero 13 a ricevere, perde però il pallone. Ancora una volta una gestione non proprio ottimale dell'attacco da parte della Petriana. Rodriguez, apertura panoramica per Lamura, continua a ruotare il pallone Formia, il tiro di Lamura, il rimbalzo di Rodriguez che litiga un po' col ferro, però la palla in mano ancora al capitano Formiano. 22-13, più 9, la Petriana che per ora non riesce a interrompere questa emorragia, ci prova da 3 il tentativo di Ferrarese che coglie solo il ferro, e allora è ancora Formia che cerca appunto di battere il ferro finché è caldo, e la tiro da 3 e altri 3 punti, o forse non è entrata, vediamo. Intanto c'era il tempo fermo a 35 secondi, situazione di 22-13, illusione della tripla quella di Norbedo. E riparte la Petriana, tentativo ancora di Ferrarese, stavolta sì, sono 2 punti, 22-15, Norbedo. È entrato intanto Giorgio Irocco. 11 secondi di cui 7 per andare al tiro, Norbedo, il ferro, poi la palla recuperata, e ancora Formi a gestire l'ultimo possesso, Edu Perez, la palla che rimane in aria e finisce il tempo con il 22-15, con cui si conclude un primo quarto decisamente intenso, fasi concitate nel finale. Formia a più 7 in vista di quella che è la seconda frazione di gara, e dunque tutto pronto per l'inizio di questo secondo quarto. 22 Formia, 15 Petriana, un primo quarto decisamente intenso che non ha certamente lesinato emozioni. Palla che sarà per Formia. Pallone gestito da Norbedo. Formia che cercherà di incrementare il vantaggio, quantomeno mantenere questo più 7 all'intervallo. Intanto si ferma il cronometro, la palla recuperata dalla Petriana. Un Rubinetti che serve il numero 9 Ficini, ancora Ficini, Nero, di nuovo Rubinetti, la Mura su di lui, lo tiene in guardia Gasperini, il canestro a parte, se non vado errato, di Nero. Norbedo, tardivi per Lamura, Lamura prova a ritagliarsi lo spazio dentro, il 24-17. Tozzi, la percussione, il canestro, dunque punti e fallo da parte di, andiamo, Tardivi, numero 3. Primo fallo anche per lui. Intanto si prepara a rientrare in campo Lucio Gattesco. Fuori Perez. Birocco va a dirgli qualcosa. Avrà l'opportunità Tozzi di toccare il meno 4 per i suoi. Sbaglia, e allora Formia recupera.
Di Rocco, Norbedo prova a buttarsi dentro Tardivi, poco movimento Tardivi, ora si allarga, riceve da Di Rocco, fallo del numero 5 Tozzi, primo fallo anche per lui. Cerca un compagno Tardivi, la rimessa non è certamente delle migliori e riparte la Petriana. Elude Gattesco, però elude anche il canestro. Proprio Tozzi. Poi Nero, stretto nell'angolo, deve uscire. Riesce la Petriana. L'apertura per Tozzi, tutto solo sul fil di Sirena. La tripla che non va, poi... il pallone recuperato da Formi all'apertura a cercare la mura sotto il canestro, però deve allargarsi perché non avrebbe potuto fare altrimenti. Di Rocco sul filo dei due punti, sbaglia, passe con molti errori. Ora Norbedo tocca la palla all'avversario, ma riesce comunque la Petriana ad andare a canestro. Il 24-21, c'è un mini break di 2-6 per ora per gli ospiti, che hanno rosicchiato ben 4 punti trovandosi a meno 3. Norbedo, quando siamo a 7.48 sul cronometro, intanto Norbedo dal nulla caccia la progressione che beffa gli avversari. La palla per Rubinetti, Norbedo su di lui, Gasperini di prima intenzione, la tripla che non va, poi Tardivi raccoglie, riesce a tenere i piedi in campo e allora ancora Formia sul più 5 con la nuova intenzione di riaprire il gap. Intanto a terra Gattesco, commette fallo lui a quanto pare. Vediamo. Vediamo un po'. Ci si è capito poco. Allora, il fallo è del giocatore della Petriana. Ancora una rimessa un po' così da parte di Formia. Con Cardinale, il gioco fermo. Prova ad andare ora la Petriana. Va da solo qui e anche bene per un attimo Ficini, poi ancora Formia. 6.50 sul cronometro della Palafoccia. Fota. Poi ancora tutto fermo. Il fallo è del numero 8. Fallo di Forgione. Ancora su Gattesco. Secondo fallo per Forgione. Ci sarà da fare un po' di mente locale sulla conta falli dopo queste ultime fasi un po' concitate. 14 secondi di possesso per Formia. Il tiro immediato ma senza fortuna. Allora Petriana che gestisce, prova a buttare fuori il pallone, il tentativo dentro di Ficini. 2-6-2-3. Torna a contatto ancora la formazione ospite. Cardinale per un attimo aveva lo spazio di andare da 3, poi viene servito a Rodriguez, non se la sente neanche in questo caso. Ci va invece Di Rocco da posizione centrale, correzione dentro con la manona di Pablo Rodriguez. Rubinetti, percussione a cercare e trovare Nero, il tiro di Nero addirittura va di nuovo da Rubinetti, ancora un'occasione e la tripla del meno 2. La Petriana è tornata, Formia deve ripartire,
deve soprattutto rispondere presente. C'è Cardinale fuori, ma Gattesco va da solo, poi in qualche modo la palla di Cardinale, Cota, sbagliano tutto e va Rubinetti a mettere i due punti del pareggio. Inevitabile, inevitabile la chiama del time out da parte di Ciro Cardinale. Qui non si sono capiti i giocatori del Meta, che dunque vede gli avversari equalizzare la situazione a 5 minuti e 30 dall'intervallo lungo. E dunque emozioni a non finire qui, già aria di playoff che si respira nettamente, nessuno vuole mollare un centimetro, nessuno vuole perdere un'occasione così ghiotta, soprattutto per Formia più che per la Petriana, per andare a salire la china. Petriana che comunque ha da difendere il secondo posto, e non è poco, stante la decisa imprevedibilità di questa classifica veramente, veramente molto corta. Norbedo a incaricarsi del pallone, pressing altissimo della Petriana. Formiani esce bene, Cardinale riparte, poi frena, serve ancora Norbedo. Di nuovo Cardinale, non trova un compagno libero. 10 secondi per andare al tiro, Rodriguez. Rubinetti non lo tiene, però gli sporca il pallone. Poi Norbedo si tiene la palla in qualche modo. Gioco di magia, un secondo per tirare, ma il gioco era stato fermato. È arrivato un attimo prima del tiro di Cardinale la sirena. E dunque tutto inutile. Gestione decisamente poco lucida da parte di Formia. Vero anche che comunque aveva tenuto una buona posizione la Petriana, sporcando il pallone agli avversari e impedendogli di ripartire, così come stava tentando di fare Norbedo in questo momento, cercando di rubare il pallone per ripartire. Il pallone invece del sorpasso della Petriana si infrange sul ferro, e ancora Meta Formia che ha l'occasione di rimettere la testa avanti. Cota, Rodriguez resta largo, Gattesco si gira di prima intenzione, ferro, rimbalzo Petriana, Rubinetti chiama il movimento di Forgione, ancora Rubinetti, Nero, due uomini a impedire il controllo dentro la campana da parte della Petriana, lasciato liberissimo il giocatore esterno, e c'è il sorpasso 28-31. I romani rimettono la testa avanti. Formia che si dimostra più compassata nell'andare al tiro, ma riesce a prendersi un buon fallo da parte di Melillo. Rodriguez, anzi probabilmente, vediamo, secondo fallo era da parte del numero 13 Nero, perché Melillo è ancora in panchina probabilmente. E dunque Rodriguez sbaglia il primo tiro libero. Mette il secondo. Formia sul meno 2. Numero 18 De Franciscis appena entrato. Serve Rubinetti. Rubinetti la finta a eludere due avversari, poi va da solo Forgione, la correzione neanche ha successo, poi va da solo dall'altra parte e pareggia Cardinale
31 pari. Meno di 3 minuti e 20 all'intervallo lungo. Rubinetti va da solo, chiuso, il pallone troppo debole, si infrange sul ferro, riparte Formia. Largo Norbedo, può caricare il pallone, niente di fatto, poi tocco di Perez, non esce la palla e la Petriana si trova in una situazione di superiorità numerica. Formia deve ripiegare improvvisamente, il tiro da tre, il ferro ancora alleato dei padroni di casa, che però continuano a rischiare. Cota, tutto fermo. Il fallo di De Franciscis. Cota in lunetta. Primo per lui. Mentre pronto a rientrare in campo ferrarese, fuori Rubinetti. E allora Cota proverà a spezzare in favore di Formia questa impasse di punteggio che non vede vincente nessuno al momento. Cota mette il primo. Petriana che ha l'occasione in caso di colpo di restare ancorata non solo al proprio secondo posto ma di inseguire la stella azzurra Viterbo, che ha ripreso a vincere in quel di Fondi, in casa di un Fondi sempre più in caduta libera e che rischia seriamente i play-out. Una stella azzurra Viterbo che dunque ha ripreso a vincere e quindi la Petriana dovrà ripartire immediatamente se non vuole rischiare di perdere la situazione di possibile primo posto. Tanto qui fallo di Perez, paletta numero, la sono persa, ok, vediamo. La Petriana in manovra, perde il pallone qui Ficini, poi tutto fermo. Ancora fallo di Perez che però protesta, è il secondo per lui. E bonus raggiunto anche da parte di Formia a 2 minuti dall'intervallo lungo, 32-31, partita tiratissima. Prova a spaccare l'equilibrio Ficini con la tripla che non va, poi Cota mette a terra Ficini, proteste veementi del numero 6 e però diciamo che lo sgambetto ci stava. Non so quanto volontario, ma certamente il fallo c'era. Il secondo fallo per Cota. Ficini ha bisogno di soccorsi. Arriva anche lo staff medico di casa. Il colpo è stato brutto. Speriamo naturalmente non sia nulla di grave, mentre i giocatori confabulano a gruppetti, dicendo la loro su quella che è un episodio che al momento ed è a terra il numero 9 ospite.
E applausi quando Ficini si rialza. E dunque tiri liberi per Nero, che mette il primo del pareggio. Mette anche il secondo, sorpasso Petriana. E il tiro da tre, dal nulla, che riporta avanti Formia. Una tripla importantissima. Petriana chiamata ancora a segnare per equalizzare il punteggio all'intervallo lungo. Intanto il tiro da tre non arriva, Perez si fa beffare sul rimbalzo. Ancora un tentativo da tre, stavolta va 3-6-3-5. 1:07. Una Petriana che ha quasi certamente vinto questo parziale, perché ha recuperato ben 7 punti praticamente. Ora Norvedo in lunetta. Sbaglia il primo tentativo. Sbaglia anche il secondo. E la Petriana riparte con De Franciscis. La palla per Gasperini. Sbaglia il suggerimento. Palla recuperata a circa due possessi dalla fine della partita. Per quanto riguarda la prima frazione, Cota, Norvedo, largo per Cardinale, fuori la tripla che non va. Rimbalzo Petriana, ancora una volta richiamati dal proprio coach i romani per buttarsi in avanti. Norvedo va a prendere Nero, ma la Petriana è scatenata qui, sembra imprendibile. Poi a prendere il pallone però ci pensa Formia, a 16 secondi dalla fine del primo tempo, sotto 3-6-3-5 i padroni di casa. Norvedo per Cota. Ultimi secondi, 7 secondi, Cota va da solo, Rodriguez non tira, tira ora il tabellone e è tutto fermo, perché finisce qui il primo tempo. La Petriana rimonta, finisce 3-6-3-5, avanti di 1, partita tutt'altro che chiusa, meta che però deve un po' riordinare le idee. Il pallone tra le mani di Stefano Rubinetti per iniziare questo terzo quarto, sul punteggio di Formia 35, Petriana 36. Immediatamente cerca la percussione Melillo, che si è riposato un po' in panca. Gasperini, poi la sospensione proprio di Melillo e i primi due punti
per quanto riguarda la Petriana per il secondo quarto, per il terzo parziale. Rodriguez, Cota, Formia deve rispondere immediatamente. Rodriguez prova da tre, dentro, pareggio. Pablo Rodriguez, mani calde, mirino centrato al punto giusto, calibrato, ed è pareggio. 14 secondi di possesso ancora per la Petriana. Melillo, chiuso da tre uomini, una gabbia di uomini, tutto fermo. Con il pallone dato agli ospiti. Rubinetti pronto a ricevere. Si riparte. Ultimissimi secondi, bomba da casa sua da parte di Rubinetti. Non trova però fortuna. Cota mette il turbo, troppo veloce anche per Tardivi. Riparte la Petriana. Rubinetti. Rubinetti, ancora un tiro alla distanza, ancora un ferro, ancora Petriana però in possesso. Gasperini, Rubinetti, Rodriguez su di lui. Rubinetti però riesce a prendere il tempo all'avversario, a scaricare fuori la finta e poi il tiro di Melillo. 40-38 per gli ospiti Tardivi. Scambia con Cota, arriva Rodriguez che però non può ricevere perché Franco bollato da Rubinetti. Allora si va sulla mura, la mura per Rodriguez. Cota resta in guardia, c'è Tardivi che però viene chiuso, riesce a ricevere il passaggio, non può però più tirare. E allora Cota, 3 secondi, deve concludere. Cota va da solo, il pallone dentro nel pareggio. A terra l'avversario sul fil di sirena, convalidati i 2 punti a Francesco Cota. Finta e controfinta qui, palla ancora per Rubinetti, Rodriguez in ritardo, poi lo stesso Rodriguez ancora in ritardo sul pallone raccolto da Rubinetti. Ancora un tentativo, la Petriana che va troppo però al rimbalzo e realizza una tripla sinceramente abbastanza evitabile da Formia, un po' fiacca nella reattività dopo il primo tiro. Tardivi, Tardivi chiuso da due, riesce a servire la mura, la palla che finisce a Rodriguez, il tap-in. 4-2-4-3, si rimane a contatto più che mai. Melillo cerca di andare da solo, Perez, poi Rodriguez in campo aperto, può andare a schiacciare il sorpasso. Entusiasmo del pubblico ed è più uno Formia. Petriana che si è fatta prendere di infilata, poi qui il pallone che vola quasi fuori, Melillo lo tiene in campo. 8 secondi di possesso. Ancora Petriana che forza un po' i passaggi, il tiro di Rubinetti, il rimbalzo ancora una volta. Romani in fase decisamente positiva, Formia un po' in fase calante, non sembra aver apportato troppe energie la pausa lunga, ma c'è la stoppata qui che sicuramente dà fiducia, mentre Gasperini chiedeva un fallo che però non è stato ravvisato e la Petriana ha un secondo o poco meno per andare al tiro, deve trovare una soluzione rapida in meno di un secondo. Ma prima di riprendere il gioco, Rodriguez chiuso da due uomini, ingabbiato praticamente, il tiro che viene sputato fuori. E allora Formia riparte. Cota, Tardivi, ancora Cota, cambio di lato per Rodriguez,
Palla lasciata alla mura, Rodriguez che si allarga, poi tutto fermo, il fallo di Melillo. Con il numero 3 al secondo fallo personale. 5 minuti, 40 secondi. Il Metaformia nel prossimo turno andrà in quella di Ciampino, in casa del Frassati. Altra bruttissima gatta da pelare. Intanto c'è la mura che mette il più 3. Rubinetti per Gasperini, Perez immediatamente sul numero 21, poi il suggerimento per Ferrarese, Ferrarese va da solo, Perez, il fallo, e c'è, vediamo, il numero 3 per Perez, che dunque deve iniziare un po' a tener conto dei propri interventi. Mette dentro il primo pallone proprio Ferrarese. 4-6-4-4. 4-6-4-5, allora si riparte con Cota. Tardivi. La mura! La tripla che non va, poi il rimbalzo ancora della Petriana. Pochi uomini a cercare questo pallone per Formia. Rubinetti per Gasperini. I tamburi che si fanno sentire dagli spalti. L'apertura di Forgione. Gasperini. Perez lo segue, si ritaglia lo spazio per Arese che va a 6 secondi dalla sirena. Poi il rimbalzo ancora di Gasperini che però controlla male. E allora ancora Formia. Altissimo Rodriguez, una finta, poi attacca il canestro, gli viene toccato il pallone, riesce addirittura a prendersi il fallo. Ed è un'ottima notizia questa per Formia. Terzo fallo per... Andiamo. Numero 33, terzo fallo per Rubinetti. Rodriguez sbaglia il tiro, poi riparte l'azione con la Petriana. Pressing di due uomini che non ha portato effetti. Tardivi per un attimo sembrava poter arrivare sul pallone di Melillo. Poi Ferrarese. Ferrarese profondo per Gasperini, la chiusura, il contrasto regolare di Rodriguez. 4-8-4-5, Formia cerca di andare da tre con Rodriguez, il tiro raccolto dallo stesso numero 10. E Cota a 4 minuti dalla fine del terzo quarto, 6 secondi di possesso. Cota trova benissimo Perez e sono due punti cacciati dal cilindro questi. Edu Perez, magia del numero 17, in caduta riesce a lasciare il pallone lì ed è più 5 Formia. A Petriana con Nero, cerca la distanza, poi fallo di Tardivi e dunque 3 tiri liberi per il numero 13. Qui ingenuità di Tardivi al secondo fallo personale. Quando il cronometro dice 3:34. Vediamo Giorgio Maria Nero pronto a mettere il primo tiro libero. Mette il secondo fuori. Dunque non si realizza la tripla, sbaglia anche il terzo Nero ed è una gran bella notizia per Formia che rimane avanti di 4. Cota
Pronto Cardinale a rientrare, intanto la Mura tiene un pallone complicato, Perez contrastato da due uomini, gioco fermo. E vediamo a chi viene. C'è la palla contesa che sarà di Formia dunque. Segnalata contesa. Fuori proprio Tardivi, dentro Cardinale. Dunque si tiene la palla in quanto contesa Formia. Viene asciugato il parquet. Torna in scena lo scopettone per la seconda volta in partita. È tutto pronto per Pablo Rodriguez, che fa cenno a Perez di allargarsi, gli dà il pallone, poi arriva Cota sul filo dell'out. 4 secondi, Cota si prende il tiro, va in sospensione, la palla che non entra, tocca il ferro, una nuova azione e dentro il più 6 a 3 minuti dalla fine del terzo parziale. Al 27esimo minuto Formia conduce di 6 punti sulla Petriana, di 4 punti ora che arriva il canestro ospite. A tutta birra Cota che non si ferma, prova un altro tentativo e un'altra correzione altrettanto sfortunata, porta al canestro. A tutta birra l'azione di Cota qui. Tozzi l'apertura, riesce a tenere il pallone Ferraresi in qualche modo ed è una gran tripla con Formia che riparte. Gran tripla di Ferrarese, non era certamente facile gestire un pallone così forte. Intanto gioco fermo, fallo subito da Lamura e dovrebbe essere stato attribuito a Tozzi, il numero 5. Pronto Gattesco a rientrare in campo, così come Gasperini, gli lascia il posto Borgione. Siamo in attesa della paletta che dovrebbe alzarsi per Tozzi, mentre esce Edu Perez. Inquadrato Lucio Gattesco, pronto a buttare nuove energie sul campo. E intanto Tozzi, secondo fallo personale, 14 secondi di possesso meta. Si avvicina Cardinale che taglia, riceve il pallone sotto canestro e con un'azione rapidissima riporta il più 5 per i suoi. Cardinale intercetta il pallone solo per un attimo, poi però Ferraresi lo difende alla grande, riesce ad andare sotto canestro, magia e altri 2 punti. La Mura in profondità però non può essere servito perché ci va con tutta la Petriana che stava prontamente recuperando. E allora Rodriguez. La Mura, c'è largo Cardinale, non può tirare da 3, tutto fermo. E ancora un fallo. Forse proprio ancora di Tozzi. E terzo fallo per Tozzi, sì. Dunque 6-5-3, ancora possesso Formia, Cota lungo l'arco, Rodriguez, c'è nero su di lui, 3 secondi per andare al tiro, in indietreggiamento Rodriguez prova in qualche modo, ma era un tiro un po' forzato e allora la Petriana che può andare per il meno 1 che non arriva, rimbalzo Formia, ultimo minuto del terzo quarto, partita sul filo dell'equilibrio. Ora è Formia ad aver rimesso la testa avanti, a voler arrivare all'ultimo quarto avanti nel punteggio. Cardinale da 3 da posizione centralissima, la palla che non entra e poi fallo in attacco
forse antisportivo per la Mura, che fa di no, anzi no, semplicemente fallo in attacco. Sì. Primo fallo per Giovanni Lamura. 5-6, 5-3, Rubinetti rientrato sul campo nero da tre per l'aggancio che arriva, esulta la panchina ospite. Norbedo, Cardinale, pesca Rodriguez, Rodriguez, il suggerimento a trovare Lamura, era buona l'idea ma poco reattivo Lamura, oltre che brava la Petriana a tagliare le comunicazioni. 21 secondi di cui 12 di possesso Formia. Norbedo tiene il pallone in campo, poi Lamura, ultimi 5 secondi di possesso, Cardinale in caduta in qualche modo, Rodriguez dentro e sono 8 secondi che mancano. La Petriana cerca di andare, il tiro fuori e allora tutto fermo, 5-8, 5-6, Formia torna avanti, ma la Petriana è ferita ma viva. E dunque tutto pronto, palla gestita dalla Petriana. E questo ultimo quarto che inizia in questo momento, Formia avanti di 2. Rodriguez rende la vita difficile alla percussione che poi però ha successo da parte di Tozzi con la correzione di Gasperini. Norbedo, Rodriguez in sospensione, poi Gattesco contro tutta la squadra avversaria, non riesce. Rubinetti, Melillo, Tozzi perde il pallone da solo. Cinque otto. Petriana che nel prossimo impegno avrà la gara interna contro l'Alfa Omega. Dunque un impegno sulla carta più che fattibile contro un'avversaria comunque motivata dalla bassa classifica. Intanto tripla di Cardinale che riporta avanti Formia, pronto a rientrare Ferrarese. Tutto fermo. Andiamo. Pallo di Cardinale. Gasperini. Ancora tutto fermo, pallo in attacco da parte di Nero. A quanto pare sì, ed è il terzo fallo di Nero. Norbedo, Rodriguez, Rodriguez, finta e controfinta, si ritaglia lo spazio per servire Gattesco, di prima intenzione per Norbedo, non va al tiro Formia, ci va con Gattesco, più 5 dall'angolo, da 2 punti, trova un canestro molto importante quando il cronometro dice 8 minuti al 40esimo, poi fallo di Gattesco. Terzo fallo per Lucio Gattesco.
il canestro della Petriana che accorcia le distanze. Poi Norbedo. Poi ancora due punti del Formia che trovano il più 4. Con la Petriana che cerca di rispondere, riesce ad accorciare le distanze a meno 1, svantaggio minimo. Norbedo per Cardinale. Rodriguez, il guizzo, poi Gattesco dentro, altri due punti fondamentali per ritoccare al rialzo il punteggio. Nero cerca l'aggancio, riesce e c'è il time out quando il cronometro dice 6 e 38. Formia si trova in situazione di parità un'altra volta, parità a quota 67 punti. La Petriana inizia a colpire in maniera importante dalla lunga distanza. Sarà gara di lucidità per andare a cogliere questi due punti mentre sta per finire il time out. 6-7, 6-7 tra queste due squadre quest'anno veramente non si può essere distratti un attimo, perché veramente ogni pallone può essere quello decisivo, ogni pallone può dare quel vantaggio a una o all'altra contendente in grado di portare a casa la gara. Lo si è visto nei due precedenti stagionali con un sorriso per parte, e decisamente più pesante il sorriso della Petriana in quella di Anagni nella finale, nella finalissima della seconda edizione di Coppa Lazio. Gattesco riceve il pallone, lo cede e allora si riparte con Norbedo. Norbedo a tutta birra, poi allarga per la mura di prima intenzione, la tripla che è corta, poi Gattesco gestisce in qualche modo un pallone volante che poi finisce tra le mani della Petriana. La tripla qui è praticamente regalata, per fortuna di Formia non entra, ma una distrazione che aveva portato al tiro indisturbato l'avversario. Ci avviciniamo alla metà del quarto. Norbedo, tabellone, ferro, Petriana, nero per Ferrarese, ancora Ferrarese, finta di corpo, manda al VAR Norbedo, ancora Ferrarese, fuori giri anche Cardinale, il tiro fuori misura però, e allora Rodriguez deve ripartire. Il tempo intanto scorre, Rodriguez va da solo, il ferro, il rimbalzo, la mura sotto canestro, si arrampica questo pallone, si arrampica il pallone e entra dentro per il nuovo più 2. Largo immediatamente Ferrarese a prendere posizione nell'angolo, non lo vedono i compagni, si va da nero dall'altra parte, la tripla scavalca il ferro, il pallone è tra le mani di Pablo Rodriguez. Quando giriamo la boa di metà parziale, 6-9-6-7 Formia, Formia palla in mano, 6 secondi per andare al tiro, Cardinale per Rodriguez, ancora la tripla, il ferro la sfiora solo la mura. E allora Ferrarese con la Petriana che avrà un'altra occasione per rientrare e rimettere la testa avanti, il suggerimento per Forgione, la palla che finisce, ultimo tocco
di Pablo Rodriguez. Anche coach Cardinale protesta, i giocatori della Petriana vanno a dirgli qualcosa. Cenno di intesa tra i due, anzi tra i tre. 12 secondi di possesso ospite, mentre fuori Nero, dentro di nuovo Melillo. Suggerimento per Ferrarese. 8 secondi per andare al tiro liberissimo, dimenticato da tutti i rubinetti, il tiro da 3, il ferro, poi Cota che quasi anticipa il suo compagno. Un mezzo patatrack di Formia che riporta la Petriana al tiro ancora una volta, però tutto inutile perché va fuori bersaglio. E non è cattiva sotto canestro la formazione romana in questo frangente. Poi probabilmente c'è da dare minutaggio ancora allo scopettone, allora si rientra in campo. Ricordo il punteggio, 6-9 Metaformia, 6-7 Petriana, a 4 minuti e 21 secondi dalla fine. Riparte Cota. Cota avanza all'indietro, poi fermato irregolarmente da Melillo, che col pallone in mano protesta, ma c'è il possesso con altri 14 secondi per trovare la via del canestro. E se lo scopettone entra da una parte, poi deve entrare anche dall'altra, quasi per par condicio. Secondo fallo per Melillo, anzi terzo fallo. Correzione da parte dell'arbitro, è stato perso un fallo personale del numero 3, Cota. Gattesco per la mura sotto canestro, sbaglia tutto, poi Rodriguez in qualche modo riconquista il possesso. Vediamo un po'. Ci si è capito pochissimo. Fallo da parte del numero 7. Forse Ferrarese. Fatto sta che Pablo Rodriguez va in lunetta. Formia ne lascia 3 dietro, il solo Gattesco a rimbalzo. Mette il primo Pablo Rodriguez. Sbaglia il secondo, poi prova ad andare sul rimbalzo, non riesce. Riparte la Petriana con Melillo, il pallone allargato, Rubinetti, poi Ferrarese dalla distanza, Rodriguez spazza e forse allargherà su Cota, così è. Cardinale, Cota, Rodriguez ad aiutare con un blocco, proprio il numero 10 a ricevere, in prima intenzione la tripla che parte, non entra però. Petriana che è rimasta avanzata con Nero, c'è però da affrontare tutto il Formia, riesce il meta a tenere botta. Reclamava il fallo la panchina ospite, non è stato ravvisato nulla. Cota può andare, mette dentro altri 2 punti che portano a 5 le lunghezze di vantaggio di Formia nella parziale, mentre guarda in Cagnesco la panchina della Petriana, gli arbitri non soddisfatta dell'operato soprattutto nell'ultimo frangente, con l'azione nella quale si reclamava un fallo
che poi non è stato segnalato sul capovolgimento di fronte. Cota è andato a mettere dentro il più 5 che ora dà a Formia a 181 secondi dallo scoccare del quarantesimo, dalla sirena del quarantesimo minuto, il vantaggio di 5 lunghezze con il parziale che sta per riprendere, mentre Nero continua a protestare. Era lui il protagonista nell'ultimo frangente. L'arbitro continua a dare spiegazioni, poi sorride. Nero per nulla convinto. Ad ogni modo il pallone sarà della Petriana, che dovrà ripartire dal proprio canestro per rimettere in gioco il pallone in questo momento. Melillo per Gasperini, si butta dentro Melillo. La palla però è per Rubinetti, viene incontro Nero ad aiutare. Rubinetti per Gasperini, ancora Nero, dall'altra parte c'è Melillo che si sbraccia, la palla non gli arriva, c'è il tiro alla distanza che però entra e riporta a meno 2 la Petriana. Cota, Melillo alto su di lui, indietreggia ma non lo molla, arriva in aiuto Gattesco, poi palla a Rodriguez dal centro, la tripla che non perdona. E stavolta Cucinardi si incavola con i suoi. 2 minuti e 12, intanto fallo di Gattesco. Vediamo, quarto fallo, sì, per Lucio Gattesco allora. Riprende il gioco Gasperini per Nero, c'è Melillo che chiede palla, Nero va da solo, riesce a mettere dentro il meno 3. Cota brucia in velocità il giocatore avversario, che però recupera su di lui, lo costringe a ripensare all'azione. Ancora Cota, arriva Gattesco in soccorso, soccorso anche di Rodriguez, ha allargato il pallone per Cardinale, la tripla, il ferro, e riparte la Petriana con Ferrarese che vede che può aumentare i giri. A terra Rodriguez, tutto regolare, Petriana solo a ferro però, e poi ultimo tocco che non è di Pablo Rodriguez ma è di Giorgio Maria Nero, con 1:30 ancora da giocare. Il più 3 che inizia a diventare un'eredità sempre più preziosa da difendere a qualunque costo, con il bonus non raggiunto da nessuna delle due formazioni per ora. Formia che riparte con Cota, il solito Cota, colpo all'avversario. Proteste del numero 6 che però il colpo l'ha dato. E qui ingenuità, perde il pallone, commette il terzo fallo personale Francesco Cota. Pronto a rientrare Perez per Gattesco. 1:25 sul cronometro della palafavoccia. Formia ha perso ingenuamente questo pallone. E la Petriana che cerca l'aggancio. Rubinetti. Nero. Nero fermato da Perez. Il pallone che finisce in mano Formia. 1:12. Ancora proteste di Nero. Suo malgrado o meno protagonista in quest'ultimo frangente di partita. Si riparte con Cota, che stavolta supera la metà campo senza problemi. Melillo su di lui, Cota prova l'accelerazione, va, cade a terra, il suggerimento per Rodriguez, non c'è fallo, si continua l'azione di Formia, ha 7 secondi a disposizione. Cardinale sbilanciato, poi riesce Perez in qualche modo
dentro, ma tutto fermo, tutto fermo. Era stato pestato l'out. Perez aveva trovato un canestro importantissimo che però è stato invalidato a 49 secondi dalla fine. Si deve ancora tremare. Gasperini a terra. La Petriana sotto di 3 in casa di un Formia. Che ha sicuramente dato sfoggio di tutte le sue potenzialità, al netto comunque di qualche passaggio a vuoto, in vista dei playoff dove queste due formazioni saranno osso duro per chiunque. Una graduatoria, l'ho detto già, molto corta, che dunque potrebbe vedere un po' di stravolgimenti col passare delle fasi della post season, perché non è detto che chi finisce avanti sia nettamente più forte di chi ha un numero di seeding più basso. Però la Petriana trova la tripla che dà pochissimi secondi ancora per questo gioco, per questo parziale, con Cota che cerca di gestire il più possibile questo pallone, cerca di aprire la mura, Rodriguez, la tripla, la finta, poi la tripla dentro! Esplode! Esplode il palazzetto! Esplode il palazzetto! A 8 secondi dalla fine! Formia guizza nuovamente a più 3! E ora la Petriana avrà bisogno di tutta la sua lucidità per inseguire questo overtime in una gara di cui 8 secondi finali potrebbero, in caso di errore, durare un'eternità, anche se c'è veramente poco margine per eventuali falli tattici per mandare in lunetta Formia, che peraltro non ci può andare in lunetta perché nessuno dei due ha raggiunto il bonus. Quindi Petriana che non ha questa carta a disposizione. E vediamo questi 8 secondi, come indicato dal palazzetto. La grafica ne indica uno, ma sono 8. E dunque 78 Formia, 75 Petriana, squadre separate da 4 punti in classifica. Il tifo che si alza letteralmente in piedi per pressare sul luogo in cui si sta per riprendere l'azione. La mura a contrasto, a cercare di schermare il più possibile la battuta di questa situazione. Ferrarese, l'apertura, Melillo di prima intenzione, fuori bersaglio e c'è Formia in possesso. A un secondo dalla fine c'è il tiro libero con Cardinale che dovrebbe andare, anzi no, non c'è il tiro libero chiaramente, c'è la rimessa, sì, rimessa Formia a tempo scaduto. Un secondo poco meno, intanto vediamo. Partita che si dovrebbe concludere. Non si conclude perché c'è il time out. Per quest'ultimo secondo la Petriana prova il tutto per tutto, evidentemente. Tecnicamente non c'è proprio il margine dello spazio-tempo per fare un qualcosa, ma il basket è strano, lo sport è strano. Tempo azzerato, pochi decimi e pallone tra l'altro in mano agli avversari, quindi bisogna vedere come verrà gestita questa situazione.
E dunque si riprende con il pallone. E dopo il time out naturalmente viene spostato nella metà campo. Offensiva di Formia che ha sufficiente un passaggio per chiudere la contesa. 78 Formia, 75 Petriana. Formia che stacca la Vis Nova e continua nella propria ascesa, coglie la settima vittoria consecutiva e sale a 38 punti, meno 2 da San Paolo Ostiense e Petriana, seconde in classifica, in attesa del risultato di Frassati in casa dell'Alfa Omega e di Civitavecchia in casa contro Grottaferrata, altro scontro diretto fondamentale per l'economia di questa graduatoria playoff che non vuole saperne di definirsi prima dell'ultima giornata. A me non resta che ricordare il finale 7-8 Formia, 7-5 Petriana e dare la linea alle interviste del post gara. Con la Mura e Di Rocco al termine di una partita, Giorgio, decisamente tirata, Formia magari non si sarà tolta del tutto la soddisfazione di rivincita dopo quella coppa che comunque non torna, però sono due punti che pesano. Sì, sì, era importante vincere per continuare la striscia, poi sicuramente questo era un anticipo di quello che sarà il clima playoff, siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, le partite punto a punto sono difficili da gestire, magari soprattutto per noi che siamo una squadra abbastanza giovane, però abbiamo fatto tutto bene e il finale ci ha dato ragione. Ecco, si può dire che i playoff del Metaformia sono iniziati oggi, perché stando al calendario è così. Sì, esatto, noi adesso abbiamo Frassati e Grottaferrata che credo ormai siamo tutti appaiati allo stesso punteggio, quindi meglio facciamo questa finale, meglio ci saremo piazzati per i playoff e avere il vantaggio del campo è una cosa non da poco. Giovanni, una prossima partita in casa di Frassati, ha detto poi Giorgio Grottaferrata, ormai bisogna affrontare tutte le partite come se si fosse già in post season senza fare calcoli di nessun tipo. Sì, noi da adesso in poi dobbiamo affrontare tutte le partite come se stessimo già ai playoff. Adesso abbiamo partite tutte equilibrate, tutte a livelli altissimi, dobbiamo mantenere la concentrazione e dobbiamo dare il massimo, stiamo crescendo come squadra, siamo tanti, ruotiamo e oggi si è dimostrato che siamo molto uniti e molto compatti. E come una cosa che volevo precisare, di dedicare questa vittoria a Silvio e alla mamma che non è stata bene in questi giorni, e questa vittoria è soprattutto dedicata a lui. Un gruppo che si vede anche in dichiarazioni come queste sicuramente. Sì, noi siamo un gruppo affiatato, ci vogliamo tutti bene, poi siamo insieme da settembre, a parte noi in Nessis sono subito inseriti al meglio. E siamo un gruppo fortissimo, noi puntiamo a salire, puntiamo a dare il massimo, a vincere tutte le partite e oggi è stata una vittoria importantissima. Con coach Pazzi una partita che si preannunciava già dal sapore playoff, una Petriana che doveva rispondere per puntellare questo piazzamento così in alto, è arrivata una sconfitta, quali sono le reazioni a caldo e quali saranno poi le reazioni sul campo per preparare le ultime due giornate? Innanzitutto faccio i complimenti alla mia squadra perché è venuta qua in 9 giocatori, senza i due ragazzi dell'HSC che hanno l'interzona. Durante la settimana ci siamo allenati in 5, 6, 7 persone per via delle malattie, per via di infortuni, per via di lavoro,
e sono molto contento della prestazione fornita. Faccio i complimenti ovviamente anche a Formia che ha disputato un'ottima partita. Noi fisicamente abbiamo subito tanto la fisicità di Formia, però ce la siamo combattuta fino alla fine. Secondo me ci sono stati un paio di fischi alla fine che potevano essere dirottati diversamente, però sono molto soddisfatto dell'impatto che hanno avuto i miei ragazzi. Ero convinto di venire qui e prendere un'imbarcata, la cosa non c'è stata e sono molto contento in previsione dei playoff, perché reputo Formia una delle squadre, se non la squadra da battere per salire in Serie B. Diciamo che la Petriana Formia quest'anno la conosce bene, avendola affrontata in tre occasioni, e c'è da dire che in nessuna delle tre praticamente ci sono state imbarcate né da un lato né dall'altro. Sì, perché sono due squadre molto lunghe, molto competitive, c'è sempre una, si aspetta sempre una partita buona da entrambe le parti e viene sempre poi sul campo effettuata una partita da tutte e due le compagini. Una fase playoff che si preannuncia quanto mai incerta, una classifica corta che praticamente dà il polso di quanto chi finirà dietro non sarà per forza di cose sfavorito nel confronto. Diciamo che c'è uno stacco tra le prime otto e le altre della classifica, e soprattutto oggi, pur avendo finito questa giornata, ne mancano due e si potrebbe arrivare dal secondo al sesto posto in qualsiasi situazione, perché ci sono vari scontri diretti e quindi dovremo aspettare l'ultima giornata. Secondo me, rispetto allo scorso anno, è molto più competitivo il campionato della C-Gold. Fortunatamente siamo nel vertice della classifica rispetto all'altro anno, quindi siamo contenti. Prossimo turno l'Alfa Omega, una squadra che ha i suoi obiettivi, certo non playoff, però diciamo che ormai bisogna giocare alla morte contro tutti. Adesso conta parecchio portare a casa i due punti, sia in previsione di play-out o della zona di stallo, per cui non si va né play-out né play-off. A noi sarà importante portare a casa i due punti per poi andarci a giocare a Civitavecchia. L'Alfa viene da 4-5 partite vinte consecutive, quindi sicuramente ci aspetta un bel match anche in casa, come prevedibile. Diciamo, stiamo a ridosso dei playoff e noi ci siamo giocati San Paolo la scorsa, oggi qui, l'Alfa la prossima, in Civitavecchia da loro, che sono sinceramente quattro partite dal ritmo playoff. Con coach Cardinale, il general manager Tartaglione. Coach, una vittoria importantissima, un peso specifico che inizia a diventare sempre più alto di partita in partita. Noi stiamo cominciando a giocare di squadra, c'è una rotazione forte con 10 giocatori più due ragazzini che possono entrare in qualsiasi momento, e cerco di sfruttarla al meglio. Devo ringraziare la società che mi ha dato veramente tutti questi giocatori a disposizione, ne ho anche altri fuori, perché tutto sommato vogliamo dire la nostra, e fino adesso ce la stiamo giocando con tutti, abbiamo dimostrato di esserci in partita con tutti. Le poche partite che abbiamo perso le abbiamo perso di pochissimi punti, chiaramente siamo noi gli artefici del nostro destino. Stasera abbiamo fatto una bella partita, abbiamo lottato, abbiamo sofferto, i ragazzi ci hanno messo tutto, chi più chi meno, e chiaramente questa è una partita dedicata a un nostro ragazzo che ha un problema in famiglia serio, serissimo, e i ragazzi hanno giocato tutti per lui. Noi naturalmente ci uniamo agli auguri. E per quanto riguarda, tornando appunto al playoff, perché si può dire, si diceva anche con i giocatori e loro dal campo confermavano, il playoff di Formia si può dire sia iniziato oggi. Ma sì, noi avevamo un trittico di partite importanti con squadre che stanno nei playoff, e a noi serve per misurarci, per capire a che livello siamo, se abbiamo recuperato fino in fondo quota, se stiamo giocando di squadra. E chiaramente a me serve, perché l'obiettivo nostro era i playoff e arrivare nei playoff in un certo modo, quindi stiamo ancora caricando, i ragazzi hanno ancora le gambe molto molto dure, e questo lo sappiamo, questo lo sa la società, lo so io. Il lavoro del preparatore atletico è un lavoro fortissimo, però noi vogliamo andare a 100 all'ora, 1000 all'ora nei playoff, e quindi tutto è calibrato per questo. Prossimo turno a Ciampino, un'altra finale. Sì, tra l'altro è stata la mia prima partita qui con Frassati ed era senza Rodriguez, quindi voglio dire, abbiamo perso di pochissimo contro la squadra che sta dimostrando tutto il loro valore, però noi non eravamo al completo. Adesso voglio misurarmi, adesso vedremo che cosa succederà.
Passiamo al general manager qui presente, sicuramente orgoglioso della prestazione dei ragazzi, un Formia che si sta facendo valere a testa sempre più alta e che si spera non molli mai. Siamo a 7 vittorie consecutive ora. Io come al solito sempre più indecente mi presento, perché senza voce, perché sudato, perché io sudo più dei ragazzi in campo. Chi per un motivo, chi più per l'altro, si partecipa alla partita. Esattamente, comunque no, orgogliosissimo dei ragazzi, orgoglioso di questa partita e come diceva già coach Cardinale, abbiamo puntellato la squadra a febbraio, abbiamo deciso, non ci servivano fenomeni, i fenomeni noi già ce li abbiamo, ce li avevamo. Abbiamo deciso di puntellare la squadra perché quando si esce dalla panchina e si dà un compenso importante in campo, secondo me è quello il valore aggiunto in una squadra oggi. È un Formia che può permettersi ora quasi di dimenticare i passaggi a vuoto, certo farne tesoro è importante, ma se si gioca bene magari passaggi a vuoto nei playoff, passaggi a vuoto in campionato, nei playoff a quel punto non contano più, si riazzera tutto. Sì, assolutamente si riazzera tutto. Beh, passi falsi purtroppo sono sempre dietro l'angolo, perché noi abbiamo un'altra due partite molto importanti per finire la regular season, però come diceva anche Ciro, ce la andiamo a giocare, ce la vogliamo giocare con tutti, vogliamo vedere veramente di cosa siamo capaci di fare, vediamo. Con Frassati è stata la prima di coach Cardinale in panchina, abbiamo perso di tre punti non ricordo, con l'assenza di Rodriguez, quindi è giusto andarci a misurare anche sul campo avversario, non abbiamo timore di confrontarci sul campo avversario. È un Formia che sicuramente dalle dichiarazioni di giocatori, di tutti i componenti della società si mostra deciso, questo è innegabile, e anche continua a riscuotere da inizio anno praticamente complimenti da tutti gli altri addetti ai lavori. Questo è sintomo di un progetto che continua ad andare avanti e mira a crescere sempre di più. Beh sì, voi chi più di voi sa che noi sono 5 anni che io faccio parte di questa società, sono da 3 anni che faccio il general manager, credo di avercela messa sempre tutta, credo nel rispetto delle regole, qualche volta anche con qualcosina non nel rispetto delle regole quando succedono cose un po' così, però dai, alla fine siamo contenti e penso che siamo una società seria che può aspirare a far bene.